Io ringrazio di cuore gli ospiti che hanno scelto di venire a Torino, che sono la nostra speranza e il nostro futuro. Per qualche giornale italiano a questo tavolo c'è il passato, c'è la nostalgia, c'è l'egoismo, c'è la xenofobia, c'è il razzismo. Io penso che a questo tavolo ci sia l'unica speranza per un'Europa, per un'altra Europa, fondata sul lavoro, sui diritti, sulla nostra cultura, sul nostro futuro, che non si vergogna, che non è schiava dello spread, delle banche, della finanza, delle agenzie di rating. Ormai la differenza fra destra e sinistra non ha più senso. L'unica difesa del lavoro è qua, l'unica difesa dell'agricoltura, della pesca, del commercio, di millenni di storia e di cultura. Quindi da oggi parte un futuro che è possibile, che è sempre più forte, e più i servi di Bruxelles hanno paura e usano parole a vanvera, più vuol dire che siamo nel giusto, e quindi vuol dire che la moneta, i trasporti, la difesa, l'immigrazione, l'economia sono scelte che ogni popolo deve poter prendere in casa sua, con un ideale comune che guarda anche a est, che guarda agli amici russi. Questa è un'Unione Europea basata solo sul mercato, sul profitto e sul denaro, vorrebbe far passare per Europa quello che Europa non è. Penso all'Albania e penso alla Turchia. Un'altra Europa è possibile, e quindi sono contento che oggi da Torino parta un messaggio di speranza, e ci diamo appuntamento, penso, e questo lo proporrò al congresso fra poco, a Bruxelles in primavera, proprio nella sede del mostro, dello spreco, della dittatura finanziaria, per portare in piazza tutti i popoli, tutti i lavoratori, tutti gli artigiani, tutti i pensionati, i disoccupati, tutti quelli che chiedono di tornare padroni del loro futuro e del loro destino, delle loro monete, dei loro confini. Ormai stanno cercando di fare il lavaggio del cervello, quindi se non la pensi come qualche hippie sei islamofobo, razzista. Difendere i diritti della nostra gente, di chi qua vive, lavora e paga da decenni, è buon senso. Penso che i veri razzisti siedano in Commissione Europea, i veri mostri, i veri criminali siano quelli che a Bruxelles decidono come vivere e come morire nel nome del profitto. Ecco, non c'è solo il denaro a questo mondo, ma ci sono anche dei valori. Mi piace che a questo tavolo ci sia gente che ha a cuore anche i valori, oltre al portafoglio, l'Europa dei valori. Contro l'Europa delle banche e della finanza, secondo me, ce la facciamo. Quindi grazie a tutti, e questo sia solo l'inizio di un percorso che ci porterà a vincere, a occupare Bruxelles, a smontarla e a ricostruirla da capo.